Partiamo dal presupposto che ognuno di noi deve vivere coerentemente con le idee che porta e dopodiché ci associamo tutti insieme e facciamo un movimento di gente coerente che alla fine gli fa anche il culo. Però se manca questo, cioè se manca questo contatto fra il discorso politico e il discorso personale, si finisce anche ammettendo che facciamo una grande rivoluzione, facciamo come in Russia, come a Cuba, come dappertutto, che poi qualcuno prende il potere e se lo tiene. Guardate, in qualche modo deve arrivare. Quindi però io chiuderei magari in positivo, pensando che ognuno di voi ha un campo che crea il pensiero molto 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 potente, i massoni di alto livello lo sanno. In realtà basterebbero pochissimi di noi che portano questo campo del pensiero sul positivo e creeremmo, chiamiamo, una bolla enorme che andrebbe a schiacciare, non a uccidere i massoni. In realtà non lo so spiegare, mi è venuto così, però io voglio chiudere su sindrome della ma uno deve poi cercare da solo e magari al pomeriggio. Vorrei chiudere comunque: il discorso politico e il discorso spirituale sono assolutamente interconnessi. Chi li scinde è, come direbbe Krishnamurti, sulla via della separazione. Quest'autore, ricordatevelo, analizzatelo, non è un guru, non esistono guru, e studiatevelo, come anche Osho, è molto interessante. Gitto, Krishnamurti, certo, stavo proprio parlando di Gitto. E quindi chiudiamo col positivo. Vuoi fare, aspetta, ora puoi fare tutti, però deve essere un minuto, eh? Questa agenda che ha detto appena lui è fantastica. Si tratta di fare delle meditazioni. Significa che ci si riunisce e si pensa la medesima cosa contemporaneamente. Non c'è bisogno di farlo per molto tempo, basta anche poco tempo. Sono le cose che si possono organizzare anche a livello planetario. Per capire quello che sto dicendo, quello delle conoscenze un po' particolari, vorrei sapere un po' qual era il discorso esseno, la formula della radice quadrata dell'1% e tutta una serie di cose ancora complicate e isolano un minuto. Però questa cosa qui è eccezionale. L'hanno già provata in maniera molto più scarsa negli anni 70 e 80, che si è creato l'effetto Maharishi solamente con l'1%, ma vi ricordo che la radice quadrata dell'1% di 6 miliardi e mezzo sono 8.000, il che vuol dire che dividendoci un quarto d'ora per uno sulle 24 ore fanno appena 800.000 persone scarse. 800.000 persone che meditano, se poi lo fanno secondo le forme pensiero particolare è ancora più efficace, cioè secondo le forme geometriche. Questa è fantascienza, ne parleremo in un'altra occasione. Questa è geometria sacra che loro usano. Nando, confesso che la mia ignoranza arriva anche alle questioni appena dette, però se spendevo un minuto in realtà quello che dice lui può sembrare manipolazione, però voi siete tutti dei maghi inconsapevoli. La vita è fatta di scontri fra maghi. Ci sono i maghi consapevoli, che possono essere pochissime persone che stanno sopra la massoneria. Tutti gli altri sono maghi inconsapevoli che usano magia, tutti voi usate magia. Nel momento in cui voi pensate una cosa, la pensate con una certa insistenza, con una certa volontà, con una certa emozione, la attirate. Quella è magia, che sia bianca o che sia nera, la usate tutti, la usiamo tutti. Quindi tanto vale esserne consapevoli. Questo è il pensiero. Non che io mi faccia manipolare la mente da un gruppo di persone. A livello alto c'è questa manipolazione, perché tu sei mago inconsapevole. Qualcuno è mago consapevole. Krishnamurti dice: ascolta quello che ti dico, non fare quello che ti dico, attenzione. Esatto, cioè voglio dire. Questa è vera. Ho lì c'ero anch'io quando avete fatto l'esame, perché non ci arrivo. La questione che io voglio sottolineare l'hanno già posta, volevo fare un passettino più se ci riesco. Quando personalmente, visto che parliamo anche che personalmente uno dice, quando va in crisi il rapporto con il Partito Comunista? Quando ti accorgi che dicono delle cose e fanno il contrario. È possibile, perché se devo cambiare un mondo lo devo cambiare con le persone che davvero lo vogliono cambiare, altrimenti quello mi vende questa cosa, ma poi dopo fa quello che già fanno gli altri. Ma applicato
non solo la massoneria, applicato al rapporto col denaro, applicato ai rapporti tra le persone, eccetera, eccetera. E ti accorgi, insomma, che c'è il gusto proprio di ingannare le persone. Cioè dire, gli ho fatto credere questo, sono riuscito a fargli dire questo, sono andato a fare un'assemblea, erano tutti contrari, sono andato via, erano tutti d'accordo, quindi sono d'accordo di fare l'ospedale nuovo, perché dietro c'è la costruttore, dietro c'è. Quindi è un modo di fare dove dici che vuoi fare per il bene della gente, poi invece lo fai per una parte, quella parte perché? Quando apri questo, tutto cambia. Allora dopo tutte le robe che... Io credo che adesso ormai siamo passati 20 anni e quindi io ho fatto un'asta facendo vincere una cooperativa che non doveva vincere, ma siccome erano il popolo che si fa imprenditore, ho convinto l'ingegnere capo a far vincere questa cooperativa. Oggi non lo farei neanche morto, ma allora ero convinto di essere nella giusta causa contro la Democrazia Cristiana, che aveva le sue clientele e il prete che metteva a lavorare i suoi e lì di là. Allora, quando ragioni sulle robe, le cose cambiano. E devi ripensare a tutti i tuoi comportamenti. Lo sto facendo perché è il vecchio modo di fare politica, o lo sto facendo perché davvero questo è il bene comune, la cosa giusta? E tutte le volte sto è una fatica da mattare. Comunque va fatto se uno vuole davvero recuperare il tempo che ha perso. Ma di una roba non riesco a liberarmi, viste le citazioni anche che venivano fatte di Marx. Poi io penso che non si tratta del capitale oggi, perché il capitale era una cosa, oggi è carta straccia, grande finanza, ed è totalmente diverso il problema. Non solo, il marxismo spingeva per sviluppare al massimo la produzione di beni di consumo, che se si va per quella strada il pianeta è fottuto, e quindi questo dimostra che quella non è la strada dell'organizzazione sociale e quant'altro. Bene. Però il concetto è che devo aver presente le cose, le potenze, le fattualità che stanno sopra la testa delle persone, perché queste influiscono. Poi se uno ha le controcazzo, chiedo scusa ancora, se uno è molto intelligente, molto critico, magari se ne libera, però non tutti possono riuscire a liberarsi e nemmeno tutti hanno il tempo. Anche questo oggi, una volta un salario manteneva una famiglia, oggi ce ne vogliono due, forse anche qualcos'altro per mantenere la famiglia, e quindi tutti corrono da una parte o dall'altra, e l'idea dell'educazione dei figli non è facile come la prima. Poi si può anche qui, facendo tanti sacrifici, recuperare, tentare, via. Però la sovrastruttura ti obbliga a certe cose. Ripeto, ognuno, se non fosse così, perché ci spenderebbero tutti sti quattrini? Perché invece di tenerceli investono nei servizi segreti, investono nel giornale da comprare, nella televisione da comprare, nel finanziare questo o quell'altro spettacolo, nel fare di Saviano un martire che è riuscito a scrivere della Camorra a Napoli senza parlare di Bassolino e del PD? Sarà bravo! E allora quello deve vendere i libri, è rarissimo, il mito, il cinema. Perché non ha parlato che invece c'è la politica dentro la criminalità a Napoli. Ok. Allora, se spendono tutti questi soldi per dirci delle robe, vuol dire che sanno che con quelle robe ci portano da una parte invece che da un'altra. Quindi non è in conflitto il dire che ognuno può, ma che nello stesso tempo ci muoviamo sotto queste cose. Cosa deve fare la politica? Stare con chi riesce ad avere la forza di liberarsi, ma creare anche le condizioni migliori perché tanta gente possa liberarsi. Allora la battaglia rispetto ai tagli dei soldi per la scuola è perché quello è un modo per arrivare all'obiettivo di pochi, che tanto quelli se li fanno nelle loro scuole, e di tanti che non sanno una beata massa, che non hanno coscienza critica, che non riescono a capire il meccanismo di sistema. E allora devo fare quella battaglia lì. Ma chi la deve? La, con la gente, la faccio con quelli che già hanno capito dove sono le falle di questo sistema. Ma questo movimento politico di cui parli, che dovrebbe fare questa battaglia, sì. Dov'è? Adesso, io francamente è quello che faccio da 2 anni a questa parte. Ma non sei un movimento politico che può combattere questa battaglia, sei un piccolo movimento che può dare un micro scopico. Allora, ma avete detto che una persona da sola conta? A noi che siamo in 500 conteremo qualcosa. Io non ho detto questo. No, scusa, è importante e non è una critica, è proprio una, è un invito. Allora,